contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina anche in relazione all'aumento del carico di lavoro delle strutture di accoglienza impegnate nell'assistenza ai profughi ucraini. La deputata Wanda Ferro ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole Ferro. Grazie Presidente, signor Ministro. Mentre l'Italia accoglie ogni giorno migliaia di profughi che cercano riparo dagli orrori della guerra in Ucraina, donne e bambini che hanno davvero bisogno di aiuto e che sperano di poter tornare prima possibile nel loro paese, lei come se non si accorgesse dell'ondata di sbarchi clandestini dal Nord Africa. Nessuna iniziativa è stata prevista per fermare l'arrivo in Italia di migliaia di migranti economici irregolari, nonostante il sovraccarico delle strutture di accoglienza dovute all'emergenza ucraina. Migranti ai quali siamo anche pronti a regalare il reddito di cittadinanza, come è avvenuto stamattina all'indagine della Procura di Crotone dalla parte della Guardia di Finanza per un danno di oltre 500.000 euro. Con il miglioramento delle condizioni climatiche nel Mediterraneo sono tornate le carette del mare e sono bastate solo 48 ore per riportare in condizioni di emergenza l'hotspot di Lampedusa, che ha una capienza di massimo 250 persone. Nelle ultime settimane gli sbarchi sono arrivati fino ad oltre 800 migranti da Egitto, Siria, Sudan, Somalia, Niger ed Eritrea, mettendo a dura prova la macchina dell'assistenza. Anche le ONG preannunciano nuove richieste di porto sicuro all'Italia. Lei, signor Ministro, da tempo ha rinunciato a svolgere in pieno il suo ruolo. Le chiediamo se ha intenzione di assumere una qualunque iniziativa per porre freno ai clandestini che sbarcano illegalmente sulle nostre coste, altrimenti sinceramente fatichiamo a comprendere la sua ostinata permanenza in un ruolo tanto delicato, considerato l'emergenza della guerra in Ucraina, che rende sempre più urgente e soprattutto non rinviabile nel suo complesso un nuovo modello di accoglienza in Italia. Grazie. Grazie, onorevole Ferro. La ministra all'interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. La pressione migratoria collegata ai flussi provenienti dalla rotta del Mediterraneo centrale costituisce un dato strutturale che trova le sue principali cause nelle condizioni di fragilità politiche, istituzionali, socio-economiche dei paesi di origine e transito dei flussi. Si tratta di una situazione che ha origini e cause certamente diverse dalla situazione che stiamo ora affrontando per corrispondere alla crisi umanitaria innescata dal conflitto russo-ucraino e pertanto gestita in una cornice emergenziale a livello nazionale ed europeo. L'andamento dei movimenti migratori nell'area nordafricana, ancorché si registri dall'inizio del 2022 una lieve flessione rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, risente della situazione di forte instabilità che sta interessando la Libia, accentuata notevolmente dalle conflittualità interne che connota politicamente questa fase e che rende estremamente complessa l'interlocuzione con le autorità di governo di quel paese. Come più volte detto, la risposta all'immigrazione irregolare non può che essere frutto di una concertata azione dell'Unione Europea capace di superare i nodi problematici dovuti alle diverse posizioni dei Paesi membri riguardo al governo del fenomeno migratorio. Ribadisco in questa prospettiva la necessità di mettere in campo iniziative politiche incisive dell'Unione Europea per la realizzazione dei partenariati strategici con i Paesi del Nord Africa, a partire dalla Libia e dalla Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere azioni per il contrasto al traffico dei migranti, controllo delle frontiere, collaborazione in tema di rimpatri. Proprio a tale riguardo vorrei sottolineare come l'Italia stia continuando a lavorare fortemente anche su questo fronte, con un'azione che già ha visto nei primi mesi del 2022 l'effettuazione di circa 850 rimpatri, resi possibili anche a seguito delle costanti interlocuzioni e conseguenti intese che abbiamo raggiunto con le autorità della Tunisia, che resta il paese da cui si registra tuttora uno dei maggiori afflussi. L'attività di rimpatrio, che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio, è anche assai onerosa da un punto di vista operativo, in quanto ben più della metà delle operazioni è stata effettuata con l'impiego di personale della Polizia di Stato in servizio di scorta a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nella consapevolezza che Libia e Tunisia costituiscono oggi i paesi principali da cui originano i flussi migratori che interessano la rotta del Mediterraneo centrale, ho concordato con la commissaria Affari Interni dell'Unione, Johansson, una nuova congiunta visita che effettueremo a breve nel mese di maggio, anche per concretizzare le azioni e l'apporto finanziario collegato al partenariato strategico. Sempre una visione strategica del tema migratorio che non sia ristretta alla sola dimensione nazionale. Nei giorni 3 giugno i 5 paesi del Mediterraneo più esposti alla pressione migratoria, su mio invito, verranno in Italia per proseguire il dialogo finalizzato a definire la posizione comune da portare nei negoziati europei sul patto migrazione e asilo, una posizione che poi potrà essere rilanciata in occasione del Consiglio Affari Interni di giugno. Grazie signora Ministra, facoltà di replicare la deputata Maria Carolina Varchi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, noi siamo totalmente insoddisfatti dalla risposta del Ministro Lamorgese, un linguaggio tecnico, un linguaggio burocratico che nasconde un fallimento, perché è sotto gli occhi di tutti che non appena le condizioni meteo lo consentono, ripartono gli sbarchi anche autonomi, anche i cosiddetti sbarchi fantasma che vanno ad affollare l'hotspot di Lampedusa che sistematicamente si ritrova sempre in sovraffollamento e quindi nella materiale impossibilità di svolgere il proprio lavoro. L'attuale guerra in Ucraina ci insegna a distinguere chi fugge da una guerra e chi no, e per questo è necessario rivedere il modello dell'accoglienza in Italia per garantire un'accoglienza reale a chi è in regola con la giustizia, a chi è in regola nel rapporto con le istituzioni e quindi necessita di un sostegno. Noi non abbiamo mai visto un suo reale tentativo non solo di fermare ma anche solo di regolare i flussi migratori, anzi la sua trasferta in Tunisia in compagnia del ministro Di Maio l'anno scorso costò svariati milioni e ancora oggi lei racconta di tentativi di interlocuzione con la Tunisia per provare ad arginare il fenomeno. Tutto questo è francamente intollerabile e dimostra ancora una volta il fallimento delle sue politiche. Le nostre città sono in allarme sicurezza, rave party di cui lei si accorge solo quando finiscono, sbarchi incontrollati, lei continua a dire che il blocco navale proposta di Fratelli d'Italia non è praticabile, eppure vediamo uomini e donne in divisa impegnate a controllare i Green Pass. La strategia di contenimento a livello europeo è fallita, lei non ha alcuna visione, non ha alcuna strategia per difendere l'Italia, è diventata la caricatura di questo governo dei migliori. Fratelli d'Italia la invita a dimettersi e liberare l'Italia da questo supplizio. Grazie a lei, passiamo all'interno.